Albini di Pietracuta, punti preziosi in paio per Russia alla ricerca della zona playoff, mentre Pietracuta quelli che vorrebbero dire salvezza. Di sicuro ogni qualvolta queste due squadre si affrontano, vedendo anche la gara di andata terminata in parità con diverse recrimini ospiti, sono gli episodi a farla da padrona. E non a caso l'inizio vede subito protagonista la formazione rosso-blu di casa, che manda Tomasini in porta, che viene fermato così a sandwich tra Rava e Temporin. Il replay appunto ci mostra l'inserimento da parte del numero 11 chiuso dai due difensori del Russi. La risposta ospite non si fa attendere. Filippi, da posizione defilata, chiama l'intervento sul proprio palo Leardini, che spedisce in angolo. Nuove proteste rossoblu, questa penetrazione in area avversa sempre di Tomasini, con Temporin che controlla la situazione. Il piede del difensore sbatte contro quello di Tomasini, che si lascia andare facilmente. Forse anche per questo il direttore di gara non sancisce il penalty che il rossoblu vorrebbe, a patto che il contatto ci sia. Ma nel dolore Pietracuta si fa male da solo. Pavani di testa rischia l'autogol. Leardini è costretto ad allungarsi, poi la difesa chiude in corner. Russi che si proietta nuovamente in avanti. Sow mette al centro, Lombardi deposita tra i guanti di Leardini il pallone ed è possibile 1-0. Il Pietracuta ribatte con questa incursione di Fabbri, con la sfera che termina a lato. Ma si arriva alle cose serie, punizione di Lombardi, Leardini non trattiene, solo sotto misura infila all'estremo di casa, non esula da colpi in questo caso, 1-0 e felicità dei falchetti, giustificato dato anche l'agonismo espresso fino ad allora in campo. Nel finale di primo tempo, brutto scontro tra Mularuri e Consalvo, ginocchio contro ginocchio, ma l'entrata è dura e scomposta. Questo porta alla revisione con consulto finale del direttore di gara con il proprio assistente, che decretano l'allontanamento dal terreno di gioco del giocatore Consalvo. Il gioco riprende, altro episodio dubbio, Casadio raccoglie il pallone al di fuori della propria area di rigore e viene così ammonito. Della conseguente punizione se ne incarica Bomber Fratti, ma la giornata per lui è di quelle non certamente memorabili. Non a caso anche ad inizio ripresa Tosi apre per Tazibayev, il russo mette al centro, girata in area di Fratti, ma Casadio sulla propria strada è pronto a negargli la gioia della marcatura. In contropiede i russi ringrazia il proprio portiere, così Sov lancia Lombardi che a tu per tu con Leardini lo infila trovando il raddoppio. 2-0 e via l'inchino sotto la sua curva. Pietracuta in questo caso pietrificato, ma la squadra di Fregnani ha il merito di non scomporsi, anzi Tazibayev in velocità entra in area di rigore venendo steso da Rava, conseguente ammonizione del numero 2. Lo stesso Tazibayev dagli 11 metri non sbaglia, 1-2 e giochi di aperti. In velocità Filippi viene servito, l'esterno stoppa la sfera, poi tenta un tiro a giro fuori di pochissimo. Qui il tris è davvero roba di centimetri. In contropiedi russi si dimostra maestro, discesa imprendibile sulla destra, traversone al centro, volée di Sov, Leardini a guardare, ma la sfera è fuori dal bersaglio. Allontanato a fine gara per protesta anche il vice allenatore dei russi, che oggi sostituiva lo squalificato Candeloro. La gara termina con quest'ultimo assalto di Pietracuta, con Casadio che blocca il pallone nella propria area di rigore. Speranze e rimonte che svaniscono qui col Pietracuta che vede scavalcarsi in classifica da Ligia Marina, ma che da stasera vede anche la Stella come squadra di riferimento da superare in classifica e giocarsi fino alla fine una salvezza, che vedendo i tanti infortuni accorsi in stagione, i tanti episodi contro, una gita a San Giovanni Rotondo da Padre Pio sarebbe consigliata. A Fregnani la cura del risveglio.